Bentornati amici in questo video. Beh, qualche giorno fa sul mio Instagram avevo pubblicato una storia. In realtà era un mega spoiler e ho pensato, beh sì, qualcuno lo riconoscerà, soprattutto i miei colleghi che sicuramente ce l'avranno in casa e lo usano. E invece mi avete scritto in tantissimi, cioè ci avete azzeccato tutti praticamente. In questo video vi voglio presentare questo SSD portatile SanDisk Extreme, perché è comodo, piccolo, veloce e il prezzo onesto. Lo reputo il miglior prodotto per rapporto qualità-prezzo attualmente disponibile sul mercato di questa tipologia. Ecco, ci tengo a dire che non mi sta pagando nessuno per parlarvene, SanDisk non c'entra niente. Il massimo del compenso che posso percepire, lo sapete benissimo, proviene da Amazon nel caso decidiate di acquistare una unità o più. Infatti vi lascio il link in descrizione. 5 giorni circa vi arriva a casa, una spedizione anche piuttosto rapida vedendo il momento che stiamo passando. Di solito Amazon sappiamo che fa di meglio. Lo spacchetto in diretta, in realtà c'è veramente poco da spacchettare perché la confezione è molto molto semplice. Ecco qua, manualino di garanzia e sicurezza, qua subito il nostro disco, sotto ecco qua c'è il cavetto. Allora, lui è la variante da 500 giga, infatti è scritto sul retro perché su Amazon lo trovate da 250, 500, 1 tera, 2 tera di SSD. E quanto pensate che possa costare? 95 euro, un buon prezzo se consideriamo la capacità mezzo tera e la tecnologia. Comunque un disco a stato solido e poi anche altre caratteristiche che insomma durante il video vi spiego, insomma, quindi restate con me fino alla fine. C'è anche un'altra versione, la SanDisk Extreme Pro, che riesce a raggiungere i 1050 MB al secondo, ovviamente massimi ipotetici, e poi facciamo anche degli speed test, quindi un'altra volta vi invito ancora a rimanere con me fino alla fine. Comunque, appena l'ho ricevuto, la prima cosa che ho fatto è stata formattare questo SSD in exFAT, non NTFS, non APFS. Perché? Perché essendo che uso Mac avrei anche potuto formattarlo in APFS, però poi non sarebbe stato leggibile su computer Windows, viceversa con NTFS. exFAT è leggibile da entrambi, ha comunque delle buone prestazioni e quindi l'ho formattato. Con cosa l'ho fatto? Con Diskutility su Mac. Si apre l'applicazione, si seleziona il disco e si clicca su inizializza, fine. Su Windows collego il disco, lo vado a trovare all'interno di Esplorare risorse, tasto destro sul disco, inizializza, il gioco è fatto. Veramente semplice. Detto questo, faccio un po' di sistemazione, beh questo lo teniamo da parte, perché vi voglio far vedere un po' l'evoluzione dei miei acquisti, da dove sono partito e dove appunto sono arrivato con questo prodotto, con questa SSD. Inizialmente io non sono partito con un SSD, sono partito con questa mattonella che voi direte, ma avrà una capacità assurda, 8 tera di spazio, di archiviazione, no, 2 tera. Lui è il Western Digital Elements con disco al suo interno da 3.5 pollici, 7200 rpm. Ah, guarda, manca qualcosa. Il cavo di alimentazione, eccolo qua, e il cavo di collegamento, eccolo qua. Il problema è che è gigante, pesa e fa anche casino quando vado a scrivere in maniera intensa al suo interno, e necessita di alimentazione. Infatti questo va attaccato alla corrente, una classica spina, e questo invece è l'attacco che va posizionato dietro. Poi c'è ovviamente il cavo di collegamento. Lui appunto è stato in assoluto il mio primo acquisto. Quanto ho pagato? 100 euro. Una cifra consistente, quello sì, però è molto affidabile. Sapete quanto ha lui? Ha 5 anni. 5 anni di funzionamento, ancora ogni tanto lo utilizzo per ripescare vecchi video, vecchi documenti, oppure per buttarne dentro di nuovi. E facendo uno speed test, lui arriva a 70 MB al secondo in scrittura e 90 in lettura. Un altro problema grosso comunque di questa tipologia di hard disk che sono meccanici appunto è che al loro interno hanno delle testine mobili che servono per andare a leggere appunto i dischi interni, che possono rompersi. Ma al di là di questo, volevo una soluzione prima di tutto con minor ingombro. Ecco perché sono andato sul mio secondo acquisto, questo Seagate Expansion da 4 tera, quindi no, devo farvi vedere. Lui 3,5 pollici, lui 2,5, quindi comunque i dischi al suo interno sono per forza di cose più piccoli, però la differenza è notevole. Queste caratteristiche però possono far sì che il disco ne risenta in termini di affidabilità. Infatti, che cosa è successo? Che mi si è rotto? Non potete capire il nervoso che mi è venuto. Comunque, l'ho mandato in assistenza, me l'hanno restituito nuovo e quindi adesso è funzionante. Lui è da 2 anni che lo utilizzo e al momento va sui 100 mega in sia lettura che scrittura. E la cosa fondamentale che mi ha spinto al suo acquisto, oltre alla maggior compattezza, è il fatto che comunque è autoalimentato. Ma dopo aver subito lo shock dato dalla perdita dei dati, mi sono detto basta,
basta hard disk meccanici, proviamo questi SSD, ne ho sempre sentito parlare, sono più veloci, più piccoli, più silenziosi, sono autoalimentati e insomma facciamo questo salto di qualità ed ecco che sono piombato su questo SanDisk. I punti negativi di questi prodotti sono che di norma in proporzione costano di più e che si deteriorano più facilmente. Non hanno parti meccaniche al loro interno, non c'è la testina ovviamente, basta vedere le dimensioni, non può starci a meno che non sia veramente una puntina infima. Il fatto è che supportano minori cicli di scrittura, ma vabbè. Beato quel giorno che ho deciso di acquistare questo prodotto che è spesso quasi 9 mm ma non li raggiunge, pesa 40 grammi, veramente non pesa niente, è piccolissimo, è super portatile. Spesso cosa faccio? Spesso lo attacco, lo prendo e lo attacco al mio Mac e rimane a penzoloni così, perché tanto è leggerissimo, è veramente una piuma. E poi a questo foro lo possiamo andare ad assicurare ad esempio ad una fettuccina per poi andarcelo ad indossare, portarcelo in giro, lo possiamo assicurare allo zaino per esempio. E anche se viene sbattuto un po' di qua e di là non ne soffre particolarmente. Parte superiore in plastica con questa texture particolare, retro e bordi in plastica gommata, quindi questo aiuta anche nell'attutire un po' gli urti. E una chicca assolutamente fantastica è che è IP55, quindi resiste alla polvere, resiste agli spruzzi. Sul lato inferiore poi c'è l'uscita Type-C 3.1 Gen 2 e assieme abbiamo questo cavo da Type-C a Type-C. Ma se dovessimo disporre di porte USB-A più classiche, ecco che l'adattatorino incorporato ci viene in aiuto. Tac! È una genialata unica. Ho fatto anche degli speed test, ovviamente siamo sui 400 MB al secondo in scrittura e 420 in lettura. Ovviamente va considerato che è con me da 8 mesi e l'uso che ne faccio è giornaliero e spesso stressante. Ci copio tanti video e ne elimino altrettanti, quindi la scrittura è molto sfruttata. E comunque il fatto che abbia questo particolare cavo e queste particolari caratteristiche fa sì che possa essere collegato tranquillamente anche a smartphone, a telefoni. Ho provato a collegarlo a vari telefoni con supporto TG sui top di gamma come può essere questo Oppo Find X2 Pro utilizzando l'applicazione Cross Platform Disk Test, e sono arrivato a 280 mega in scrittura e sui 400 in lettura, che sono comunque dei risultati apprezzabili. Discorso cambia se ad esempio vado a prendere altri telefoni come ad esempio questo Nova 5T di Huawei, questo Realme 6 e questo Moto G8 Power, tutti device medio gamma, ma con loro va a 30 mega in scrittura e a 40 in lettura all'incirca. Perché? Perché c'è una diversa certificazione USB che è di tipo 2.0 su di loro, quindi la strozzatura è tutta lì, non è che il disco ha qualche problema di compatibilità o simili, semplicemente la velocità massima consentita più o meno è quella. Ah, e funziona anche con iOS 13 e iPadOS, insomma una soluzione molto versatile dall'ottimo rapporto qualità prezzo, veramente 100 euro e vi portate a casa un prodotto che funziona, che è pratico, ecco, magari non per l'archiviazione nel vero senso della parola di file documenti, ma piuttosto per un uso on the go, plug and play, molto rapido, molto veloce, senza sbattimenti. Ecco perché vi consiglio almeno di provarlo e di farmi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Chi di voi già ce l'ha? Vorrei sapere da quanto ce l'ha e come si trova e per cosa lo usa principalmente. Ragazzi, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale attivando la campana, ma sono tutte operazioni che insomma già sapete, e noi ci vediamo la prossima settimana, domenica prossima, con un nuovo video. A presto, ciao!